ogni mercoledì aspettiamo Papa Francesco, è giornata di udienza e come ogni mercoledì proviamo a raccontare gli incontri speciali che Papa Francesco ha avuto con il suo gregge. E mai come questa volta vi chiediamo di fare attenzione perché la storia di oggi ha un'attualità veramente sorprendente. Benvenuti a Don Gino Pedoldi. Grazie. E a Pietro Simonetti. Grazie. Direttamente dalla parrocchia di Santa Maria a Setteville, a Guidonia. Per i pochissimi che non lo ricordassero, il 15 febbraio Papa Francesco è venuto da voi e oltre al fatto di essersi immerso negli abbracci dei vostri parrocchiani ha avuto una carezza speciale per un vostro confratello, per Don Giuseppe, che qualcuno ha detto è stato suo figlio, vero Don Gino? Don Giuseppe, ecco, intanto qua vedete le immagini quando il Papa è salito e si è portato al suo capezzale, perché Don Giuseppe, Don Gino, lo faccio raccontare a lei. Fino a 2 anni e mezzo fa era tutto perfetto, 2 anni. Poi dopo ha cominciato a sentirsi male e questo giovanissimo sacerdote avrebbe compiuto da poco 50 anni. Ha avuto una diagnosi tremenda, è vero, la SLA. Che cosa si ricorda quando è entrato sto mostro nella vostra vita? Dico vostra perché Don Gino non l'ha mai voluto lasciare, non gli ha mai permesso di tornarsene a casa, lui è originario dell'Irpinia e ha detto te ne stai qui, sei figlio mio, ce la vediamo tutti quanti insieme. Lui era consapevole di quello che... Era consapevole e mi ha descritto esattamente quello che l'aspettava. Per dirle, quando abbiamo saputo la diagnosi, era il 21 agosto del 2014, ho detto Giuseppe non puoi più stare in alto nella stanza per non far la fatica di salire. Lui ha guardato la stanza che io gli offrivo e ha detto Gino è troppo piccola perché io sarò paralizzato completamente, non potrò muovere niente, voi dovete assistermi e qui non c'è spazio. Quindi sapeva, malgrado le mie... sapeva esattamente perché si era informato e quindi è affrontato... ma era un ragazzo di una grande vita interiore. Mi ha detto una volta che lo conducevo in bagno, lui che era discreto, mi ha detto ho fatto voto di non lamentarmi mai. Non si è mai veramente ribellato, non è che adesso è una santificazione, una beatificazione post mortem. Io credo che il segreto stesse nella sua grande vita interiore. Era un vero prete che aveva testa, cuore e corpo in parrocchia. I suoi veri interessi erano il Signore, la Chiesa e le anime dei parrocchiani. E questo non lo dico adesso, è sempre stato così. Non si è mai ribellato a Dio? Non si è mai ribellato. Ha pianto qualche volta, ma era un pianto di sfogo. Mai l'ho visto arrabbiato, accigliato, sia quando poteva parlare, sia quando gli è stata tolta la parola con la tracheostomia, però lo sguardo, noi tante volte parliamo più con il viso, con il corpo che con la parola. E io il suo sguardo lo sapevo leggere, siamo stati insieme 15 anni e non è mai stato ribellato, mai. E quello che lui ha detto ai ragazzi del post-cresima, non pensate, non credete che Dio è un mostro, guardando la mia malattia, non pensatelo mai che Dio è cattivo, l'ha vissuto proprio. È vero che qualche volta deve avergli attraversato la mente di essere un peso per noi. E io lo pensavo, perché quando io sono stato malato tanto, sono cardiopatico, il bypass, e quindi so cosa vuol dire essere affidare la propria vita a tutti gli altri, sentirsi un po' un peso. Avendo intuito questo, forse gli attraversa l'anima l'idea di essere un peso. Un giorno che l'infermiera è andata in bagno, l'ho preso sotto la testa così e gli ho detto a Giuseppe, guarda che per me non sei un peso, non sei una spesa, non sei un problema, sei il più grande regalo che Dio mi ha fatto. Lui ha pianto da tutti e due gli occhi, lacrime, e dopo 5 minuti si è addormentato come un bambino. Questo essersi addormentato come un bambino lo interpreto come essersi liberato da una facile interpretazione di un peso che magari lo attraversava. Ce lo vogliamo ricordare? Un momento. Don Giuseppe era questo poco prima della diagnosi. Col telefonino, registro un pochino. Col telefonino come hai fatto?
registrando. Questa poi famo tutto un filmato. Il cielo a parte poi, un segno grazioso. Don Gino, che è stato il papà di Don Giuseppe, ad un certo punto capisce che da solo non ce l'avrebbe mai potuta fare a gestire una cosa del genere e invita tutta la comunità. Noi abbiamo la fortuna di avere il nostro grande Luciano Romeo, un nostro collega che fa parte della vostra famiglia e che ci ha tenuti per questi anni informati. Quindi quello che vi diciamo è esattamente quello che è successo, una rivoluzione, una parrocchia che diventa al tempo stesso un piccolo ospedale, tra virgolette, persone che si inventano, tra virgolette, lasciano il proprio lavoro in un momento di difficoltà, colgono questa opportunità e vengo a lei, Pietro Simonetti. Lei tutto era fuorché né un infermiere, né un caregiver, come si chiamano tecnicamente, è diventato il tutore, tra virgolette, quello che ha accompagnato finché è stato necessario Don Giuseppe alle visite. Lei è stata l'ombra di Don Giuseppe allo specchio. Sì. Posso dirle una cosa, giovane, sposato con una sua famiglia, è dura per i sani stare vicino a malati come loro, come ha fatto? È stato un percorso difficile perché io lontanamente, ero proprio lontano dalla sofferenza, da che cos'è la malattia, non accompagnavo nemmeno i bambini a fare i vaccini, proprio io, gli ospedali, due cose opposte. E quando il primo settembre lui mi si avvicinò e mi chiese: Pietro, sai quello che mi è stato diagnosticato? Ti prego di stammi vicino, accompagnami in questo percorso. Io dissi sì, ma senza sapere a quello che andavo incontro. Lui sapeva tutto, quello che gli sarebbe successo, ma io non lo sapevo. Quindi è stato per me un percorso... non so da dove è arrivata la forza, perché ci sono stati momenti difficilissimi, momenti dove veramente ti tremano le gambe. Ha mai sperato, o addirittura dico peggio, ha mai pregato che morisse per non vederlo soffrire? Umanamente a volte sì, l'ho fatto, purtroppo l'ho fatto e me ne pento, però quando vedi quella sofferenza così forte, però poi c'era d'altro canto, mi ricordavo quello che lui mi diceva, quello che lui ha testimoniato, quello che lui ha fatto, che detto, se lui sopporta tutto questo senza mai lamentarsi, se lui, chi sono io? Cioè, poi alla fine chi sono io per pregare Dio, Signore portatelo via, perché togli sta sofferenza. Pietro, che cosa le ha dato, che cosa ricorderà di tutto questo, al di là di che ha imparato a girarlo, ha imparato a curarlo, ha imparato a evitargli le piaghe, ha imparato a pulirgli il respiratore, tutte queste cose. Che cosa le ha insegnato questa storia? Guardi, io Don Giuseppe per me è diventato un fratello, è stato un fratello maggiore, è un fratello maggiore che io non ho. Mi ha insegnato un'umiltà che mai avrei potuto immaginare, concreta, perché poi lui l'ha dimostrato, senza mai lamentarsi, senza... mi ricordo una cosa particolare che lui mi fece, non mi devo lamentare, soprattutto poi davanti a te. Quindi quelle poche volte che l'ho visto piangere, era più... uno sfogo suo, accettare questa malattia che gli stava arrivando, perché io, seguendolo dalle prime fasi, quando ancora lui parlava, fino a poi quando è stato tracheostomizzato, ancora potevo sentire diciamo il suo ultimo, le sue ultime parole, non sono mai state parole di disperazione, anche se sapeva, come dicevo prima, tutto quello a cui sarebbe andato incontro. Don Giuseppe era per noi, aveva un grande carisma, quello di saper ascoltare. Ecco perché poi da qui si è mossa tutta una parrocchia intorno a lui. Aveva questo carisma che era incredibile. Don Gino, come ha fatto a, lo dico a casa, pensate, a portare nelle persone il desiderio di stare accanto a lui?
con turni di giorno, di notte. Per carità, c'era una cooperativa di infermiere che tra l'altro ringraziamo, sì, sì. Voi sì, avete avuto parole bellissime per loro. Ma come si fa quando nelle nostre vite, quando bussa la malattia, tutto vuoi fuorché prendertene carico? Anzi, Dio, allontana da noi questo calice. Io stavo molto attento, era una ventina, perché li abbiamo, sì, limitati, li abbiamo organizzati, una ventina di giovani sposi, come lui, tutta gente sposata con famiglia e col loro lavoro, che si davano il turno. Tutti i sabati e domenica, quando c'era bisogno, Natale, ultimo dell'anno, Ferragosto, sempre. La mia preoccupazione era che si stancassero, quindi stavo attento e dicevo: state attento, non fatelo con pesantezza, perché se lo fate con pesantezza non va bene. Se non te la senti più, prendi riposo, perché ci sono altri che aspettano. Tutti mi rispondevano a tu per tu: abbiamo un così grande debito di riconoscenza che prima di pagarlo ce ne vuole. Che cosa ha fatto per loro, Don Giuseppe? Come diceva prima Pietro, era il granaio della parrocchia. Se vi ricordate, la Sacra Scrittura parla di Giuseppe, figlio di Giacobbe, che è il granaio per i fratelli quando c'è la carestia. Quando la gente, una coppia era carestia nel matrimonio, perché il matrimonio non funziona, vacilla, carestia coi figli perché non danno soddisfazione, carestia di perché le paure, i problemi economici, quando c'era la carestia, lui aveva la fila davanti, una fila ininterrotta di gente che si confessava, che domandava parere e consiglio, tant'è che io, per proteggerlo, mi arrabbiavo con questa gente: ma lasciatelo respirare, ehi, dagliela, e vai davanti al Signore e alla Madonna, fatti così, perché me lo uccidete, non respira. E questo essere suo, il granaio della parrocchia, che dà vita quando c'è carestia, quando non c'è forza. Il Signore ancora oggi moltiplica non soltanto le pagnotte, oggi il Signore è presente nella sua Chiesa a moltiplicare la forza, il coraggio, l'energia, la speranza attraverso i suoi figli, attraverso anche un prete come Don Giuseppe. L'ultima volta questo che ha creato il movimento attorno a lui. Il desiderio, ripeto, della gente di andare da lui e non viceversa. Non, esatto, è una cosa che si fa per far, che, perché il parroco, esatto, te lo ha chiesto. Esatto. No, non perché l'ho chiesto. È stato un motto spontaneo. Cioè, si era creato un ambiente cristiano. Quello che dico sempre, il nostro problema di preti non è tanto organizzare la Caritas, per carità di Dio, la Chiesa sempre ha dato la carità. E oggi il problema della Chiesa non è la poca carità, che ce n'è tanta. Il problema della Chiesa è la fede, è creare ambienti cristiani, veramente cristiani. Quando c'è l'ambiente cristiano, poi si vede gli atteggiamenti, le risposte, le reazioni che sono cristiane. Non so se rendo l'idea o complico. È stato chiarissimo, cose. E devo dire che questo all'inizio di Quaresima è un messaggio che spero possa innescare dei meccanismi concreti e virtuosi. Don Gino, l'ultima volta che lei ha sentito la sua voce, la sera che cosa prima, vi siete detti? Lui mi ha detto: Gino, non morire, non morire, perché io ho 4 bypass, 3 infarti, e dei 4 bypass me ne è rimasto uno. E lui mi proteggeva in questo, sì. Per questo non ho fatto fatica. Anche il cardinale mi ringraziava, la carità, carità, ma non era fatica, perché se l'è guadagnato questa mia attenzione. Pochi genitori nella carne, vero, è vero, pochi, qui magari ho dei genitori, pochi genitori nella carne sono stati amati, difesi e rispettati come lo sono stato io, e se l'è guadagnato. Infatti ho detto al cardinale: se lei l'avesse fatto parroco, perché l'anno prima lo voleva far parroco, e si fosse ammalato là, prendevo una macchina e l'andavo a prendere, ma non perché sono buono, è perché se l'è guadagnato, non era possibile fare diversamente. Ce ne andiamo un momento in pubblicità, poi torniamo subito. Con Don Gino Tedoldi, parroco di Santa Maria dell'Orazione a Setteville, con Pietro Simonetti, l'angelo custode di un sacerdote che ha offerto la sua vita, che si è vissuto la sua vita fino all'ultimo
Don Giuseppe, stiamo raccontando questa storia di un incontro bellissimo in attesa proprio di tornare a Papa Francesco tra un po'. Don Gino, quando viene chiesto a Don Giuseppe se vuole essere intubato, che da solo non ce l'avrebbe più fatta a respirare, la sua risposta è stata molto ferma, vero? Sì. Poteva rifiutarsi, non sarebbe certo successo nulla. Ha detto anche il professore a Sabatelli, l'ha avvisato con molto garbo e con molta lucidità, pur anche se lui sapeva tutto. Lui ha detto no, combatterò fino alla fine. Devo dire che in quel momento, lo posso dire, ci ha attraversato la nostra vita un sacerdote che entrambi conoscevamo in crisi col suo sacerdozio. È stato da noi proprio in quella fase in cui questo ragazzo doveva decidere se restare prete o no, o se lasciare per sposarsi. E stava combattendo lì in casa nostra questa battaglia, quando lui ancora, e lui sapendolo e conoscendolo mi ha detto: Gino, io offro tutte le mie sofferenze, ancora di più, magari resti prete. E questo ragazzo è rimasto prete e sa di questa offerta delle sofferenze di Don Giuseppe. Quando è arrivato Papa Francesco il 15 febbraio, Don 15 Gino, gennaio. 15 gennaio, che mese siamo? Gennaio, c'ha ragione, scusatemi. Lui era... Se n'è accorto, ha capito che... Questo non lo possiamo dire, perché da due mesi aveva lo sguardo, si era opacizzato. Fino a che almeno da un occhio, l'occhio destro, guardava, io che... L'occhio è la finestra dell'anima. Si sa, basta guardare un figlio, un marito, lo guardi in faccia e sai chi è, cosa pensa. Ecco, io bastava che lo guardassi e sapevo tutto di lui. Fino a due mesi prima comprendeva e capiva. Dopo avrà capito, non lo so, non sappiamo. Intanto vediamo quando sale. Naturalmente Papa Francesco proibisce a tutti. Questo lo dico, noi eravamo lì con il nostro Nicola Ferrante, con la nostra squadra, nessuno, o meglio lo sa lei c'era, vero, quando c'era Papa Francesco. L'unzione degli infermi era data lui. È stata commovente, veramente. Il Papa si è chinato verso di lui e io ricordo che gli ha detto: Don Giuseppe, c'è qui il tuo vescovo, sono il tuo vescovo, sono venuto per te, per starti vicino. Dio ti è molto vicino, il Signore è molto vicino a te. E poi sono parole che dette così, ma nel contesto era veramente un padre. E infatti l'effetto sulla parrocchia di Papa Francesco ha dimostrato che la gente ha bisogno del padre. Noi siamo figli che abbiamo bisogno del padre. Il Signore ha dato alla Chiesa un Papa, il padre, per rendere visibile la paternità di Dio. Quando il Papa si fa presente, la gente, anche la più dura, anche uomini non abituati a piangere, che magari non piangono da quando erano bambini, che vengono in chiesa una volta sì, una volta no, si sono commossi. Pietro, è inutile dirvi che noi questo appuntamento con voi l'avevamo già fissato da tempo. E che quindi non potevamo sapere che i giornali oggi avrebbero raccontato, intanto è arrivato Papa Francesco, tra un minuto gli diamo subito la linea, avrebbero raccontato purtroppo la fine, scelta in Svizzera, purtroppo non soltanto del DJ Fabo, ma anche di un'altra persona. Le posso chiedere, dall'alto della sua esperienza, che reazione lei ha a notizie come questa? Io penso che è un discorso difficilissimo. Perché ogni caso è a sé, ogni dolore è a sé. Assolutamente. Però c'è una differenza. Depenalizzare ma non codificare. La vita e la morte non sono una merce. Depenalizzare, non condanniamo neanche, non solo neanche civilmente, nessun tribunale condanni queste persone, ma lo Stato, la società non deve codificare la morte, deve promuovere la vita, deve regalare vita, non morte, non siamo morti. Credo che abbia interpretato anche le sue parole. E forse aiutateci voi. Depenalizzare ma non codificare. Aiutateci anche voi, abbiate bontà ad aiutarci davvero a stare vicino a chi soffre così, a
abbiate bontà, perché molto spesso il problema è proprio di chi sta dall'altra parte. E infatti le infermiere nostre dicevano che il loro problema a domicilio non sono tanto i malati, perché poi non si ribellano, vogliono vivere. Il problema, dicevano le nostre infermiere, sono i familiari, che schizzano, vanno fuori di testa. E allora torniamo da un padre, da Papa Francesco. Grazie di cuore, Don Gino Tedoldi, grazie a Pietro Simonetti e a tutta una comunità che ci ha insegnato esattamente cosa vuol dire vivere fino all'ultimo. Papa Francesco, state con noi perché abbiamo ancora tantissimo da raccontarvi dopo l'udienza. Grazie. Grazie a voi.